Tutti, oggi sono qua per fare un video che non facevo da tantissimo tempo, ovvero un video unboxing. Sono infatti tornata a casa e mi sono ritrovata una sfilza di pacchettini, alcuni che attendevo, altri no, quindi saranno una vera e propria sorpresa non solo per voi ma anche per me. Tra l'altro qua vicino a me c'è la Cibi che ovviamente mi dà le spalle, però mi fa veramente un sacco tenerezza perché come i vecchi tempi diciamo mi tiene compagnia qua vicino mentre filmo, anche se penso che fra un po' mi abbandonerà perché mi sa che le dà fastidio la mia voce. Comunque, da quale partiamo? Allora, direi di partire da quello di cui sono più sicura, ovvero un pacco da Rizzoli. Infatti avevo richiesto un litro di lacrime che mi era arrivato prima in digitale, ve ne ho già parlato anche nel video in cui vi consiglio tre libri brevi di autori giapponesi. Era anche il consiglio della settimana nella newsletter. Se ancora non siete iscritti, vi interessa, trovate il link qua sotto in descrizione. Comunque dovrebbe essere proprio questo pacchettino qua, quindi apriamolo. Direi che è abbastanza facile. Eh sì, questo è da parte di Rizzoli. Il libricino è piccolino, quindi sarà sicuramente lui. Oh. Tra l'altro non l'ho mai visto dal vivo questo libro. Eccolo qua! Bellissimo! Mi piace un sacco la carta così ruvida, tipo quella carta da pacchi marrone tipica dei regali, appunto. Il libricino è appunto un libricino, sono nemmeno 200 pagine, mi sembra 180, ed è praticamente il diario di una ragazza che all'inizio appunto ha 14 anni e racconta un po' la sua vita nel momento in cui inizia a manifestare i sintomi di una malattia che scoprirà essere incurabile. È un libro che mi è piaciuto veramente tantissimo. Come si può capire dal titolo, Un litro di lacrime, la protagonista piange tanto, c'è tanta sofferenza perché comunque è una malattia che pian piano le impedirà di camminare, quindi le stravolgerà veramente la vita. Trattandosi di una storia vera, nel senso che questo è il diario scritto da Kito Aya, mi ha colpito tantissimo. Si sente che è una storia vera. Secondo me testimonianze di questo genere sono veramente molto molto preziose. Il libro comunque, se vi incuriosisce, ha un prezzo di copertina di 16€ e c'è anche una foto di Kito Aya. Io avevo già fatto qualche ricerca online, ha un viso veramente super super dolce. Passiamo poi a quello che dovrebbe essere un pacco da J-pop. Mi sono arrivati in realtà due pacchi da edizioni BD J-pop. Io attendevo la scelta di Pandora. Non so bene se possa essere questo o appunto l'altro pacco che sembra più leggero ma è più grosso. Non lo so, partiamo da questo. Oh, non è questo. Cioè, non è la scelta di Pandora, mi sembra. Vediamo un po'. Wow! Oh, invece sì! Ma non me lo aspettavo così gigante! È veramente grosso! È corposo! Tra l'altro dovrebbe essere il primo volume. Almeno qua c'è scritto uno. Non me lo aspettavo così grande. C'è anche una cartolina da parte del team. Che carini. Ciao Donatella, sono sicura ti piacerà soprattutto il Paper Dolls Book. Buona lettura, sono sempre gentilissimi quelli dell'ufficio stampa. Infatti questo è il Paper Dolls Book. Oh! Avete presente, forse alcuni di voi no perché magari sono molto giovani, però io mi ricordo che soprattutto quando andavo tipo alle elementari c'erano tante riviste, libricini di questo genere con appunto delle sagome tipo delle bambole da ritagliare in carta e poi gli abitini a parte da poter applicare sui personaggi, quindi era come vestire delle bambole però appunto con della carta. E il concetto di questo libricino è il medesimo, che cosa veramente retro, mi ha fatto venire in mente un sacco di bei momenti.
Tra l'altro io ero super super fissata con certi vestiti e alcuni li avevo addirittura disegnati io perché mi piaceva tantissimo l'idea di creare qualcosa di personalizzato. Tornando al fumetto vero e proprio, mi incuriosiva parecchio perché si tratta di un romanzo di formazione. Mi è stato descritto come una storia molto attuale, inoltre di un'autrice coreana. Io ho letto veramente pochi fumetti di autori coreani, quindi mi incuriosisce approfondire questo lato del fumetto. Si parla del difficile rapporto fra padre e figlia, della madre di questa ragazza scomparsa mettendola al mondo, che era tra l'altro una prostituta. Insomma, mi aspetto una storia particolarmente intensa. I disegni mi piacciono veramente un casino. E lo so che detta così è una cosa superficiale, ma è proprio la prima impressione. Sono affascinata dal tratto. Mi piace poi tantissimo che sia tutto così colorato e anche gli abiti, un po' come il book, mi ricordano tantissimo. Il passato mi attira tantissimo questo stile. Se dovessi incuriosirvi, il prezzo di copertina di questo fumetto è di 20 euro e si tratta del primo volume di due. A questo punto direi di aprire il secondo pacco da parte di BD per vedere che cosa contiene. Vediamo un po', questa volta c'è un bel cartone. Non ho le forbici, non ho le forbici, come faccio? Dovrò usare la forza bruta. Cibi, help! Me ne frega niente. Ce l'ho fatta. Oh! Me l'ha mandato due volte! Ma no! Patatini! Gli è arrivata una seconda copia della scelta di Pandora. È sempre il numero uno, tra l'altro. Sempre quello. All'interno del pacco non c'è il book, non c'è un biglietto né niente. Probabilmente c'è stato un errore. Appena finirò di girare questo video, ovviamente, li contatterò per capire che cosa fare. Mi dispiace un sacco. L'ultimo pacco mi è arrivato invece dall'Ippocampo. È abbastanza pesante e grosso. Ho una mezza idea di che cosa possa trattarsi perché ho visto girare sul loro profilo un fumetto che riguarda l'antica Grecia, in particolare una figura femminile. Potrebbe essere quello, ma non ne ho idea perché rimango sempre spiazzata dai pacchi dell'Ippocampo, quindi vedremo. Questo lo apriamo proprio come una busta normalissima. È infatti un libro o fumetto unico. Visto? Non era quello che mi aspettavo! Nell'ultimo vlog che ho pubblicato vi avevo fatto vedere l'anteprima di questo fumetto, che è veramente grosso. Era una specie di sottiletta, insomma, c'erano il primo capitolo, le prime 20 pagine circa del fumetto. E vi ho detto appunto che si trattava dell'anteprima di un fumetto di prossima uscita. Avevo capito che usciva forse più in là, a novembre, quindi adesso sono un tantino spiazzata e confusa. Comunque si tratta di un'epopea. Io in realtà, non sapendo che sarebbe arrivato, non ho molte informazioni al riguardo, se non appunto che si tratta comunque di una storia. I disegni sono molto molto belli. Cerco di farvi vedere qualcosa, ma è veramente grosso e pesante questo fumetto, quindi è anche fatica farvelo vedere per bene. Praticamente si tratta di un poema epico e romanzesco che parla di religione, politica, legge, morale, cosmologia, ma anche della liberazione dal ciclo doloroso delle rinascite e rimorti. Infatti mi ricordavo che era una storia ambientata in India che si rifà appunto a uno dei più grandi poemi del mondo, che è addirittura molto molto più lungo, ad esempio, della Bibbia. Infatti 15 volte più lungo della Bibbia, infatti me lo ricordavo, questo è particolarmente denso di avvenimenti. Devo ammettere la mia ignoranza a riguardo, quindi sono contenta di poter colmare questa lacuna con questo fumetto. Il prezzo di copertina è di 29,90€ e nulla, non mi aspettavo questo fumetto qua, però sono veramente curiosa di approcciarmici. Io ovviamente sono super super grata alle case editrici di avere l'opportunità appunto di ricevere delle copie omaggio da poter recensire, potervene parlare in video, sul blog, su Instagram. Non do veramente mai per scontata questa opportunità. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se c'è qualcosa che vi incuriosisce, se avete magari già letto qualcosa. La scelta di Pandora e Un litro di lacrime sono in libreria già da inizio mese, quindi magari li avete già recuperati.
nel caso fatemi sapere le vostre impressioni al riguardo. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!